Ciao a tutti, io sono Teo e questi sono i Cinefacts On Demand On Location. Vabbè, intanto sigla, poi vi spiego un paio di cose. Allora, intanto vi spiego cosa ci faccio fuori dalla stanzetta con i poster dei film. Siamo in vacanza in Islanda e mi sono detto, ma perché non prendere due dei film che mi hanno chiesto, che hanno girato in Islanda, e farli in Islanda? Mi sembrava una cosa carina. E poi perché c'ho il telefono in mano? Per l'audio, perché senza il telefono l'audio sarebbe questo e farebbe veramente schifo al capo. Quindi meglio vedermi con una roba che non sentirmi proprio. Da Reykjavik via ai Cinefacts On Demand On Location. Vi parlo di Batman Begins, me l'hanno chiesto Alessio Colzani e Cristian Crepaldi e ve lo racconto proprio dove hanno girato. Dunque, una cosa è che Ken Watanabe si è inventato il linguaggio con cui parla, cioè nel film lui parla quella lingua strana che non è né giapponese né tibetano, perché l'ha inventato l'attore stesso. E un'altra cosa simpatica, il nostro amatissimo Christian Bale, la scena in cui si sveglia in stanza è la prima che ha girato con Morgan Freeman e Michael Caine. La cosa divertente è che Christian Bale era entrato così tanto nel personaggio che si è addormentato veramente e Michael Caine è dovuto andare lì a svegliarlo, dirgli Ciccio, magari svegliati perché dobbiamo lavorare. Quindi Cinefact direttamente dal ghiacciaio islandese. Cosa volete di più? E il secondo Cinefact On Demand On Location direttamente dall'Islanda è dedicato ai sogni segreti di Walter Mitty. Me l'avete chiesto in 5. Marco Napea, Luca Serafini, L'insolito sospetto, Daniele Maldarizzi e Giordano Gaspari. Sì, lo so che è ambientato in Groenlandia, ma in realtà le scene in Groenlandia le hanno girate in Islanda. Se no non andavo a farlo qua, andavo in Groenlandia. Poi posso raccontarvi che al posto di Ben Stiller il protagonista avrebbe dovuto essere prima Jim Carrey, poi Mike Myers, poi Owen Wilson e poi Sacha Baron Cohen, quello che ha fatto Ali G e Borat. Infine, avete presente quando lui arriva appunto qua, in Islanda, ci sono i due tizi che gli dicono muoviti a prendere la bicicletta perché è l'ultima rimasta e c'è un gruppo di arrapati cileni che vuole prendere le biciclette per andare a uno strip club. Ecco, in realtà in Islanda gli strip club li hanno banditi nel 2010. C'è una legge che vieta ad ogni imprenditore di guadagnare sulla nudità di un suo impiegato. Ma pensa te che paese. Bene, e dall'Islanda questa volta è tutto. Con questi due filmetti ci siamo portati a casa due Cinefacts On Demand On Location. Che chi altro ve li fa? Nessuno. Come al solito io non vi dico né di iscrivervi al canale, né di diventare fan della pagina Facebook, né di condividere i video, né di fare niente. Fate un po' quello che volete. Non è che dovete sempre aspettare che qualcuno vi dica cosa fare, no? Siete grandi, dai. Ciao. It's the queen sitting here and I don't stop. It's the queen sitting here and I don't stop.